I primi cacciatori ci hanno lasciato le testimonianze già 30.000 anni fa. Parliamo dell'arco, questo strumento efficace e silenzioso che però ha garantito la sopravvivenza a tanti popoli che a lui si sono affidati sia nella caccia sia nella guerra. Parliamo di caccia con l'arco. Che cos'è oggi la caccia con l'arco? Un'arma che sicuramente è rimasta, infatti è fra quelle consentite per l'esercizio della caccia, e è rimasta per tutti coloro che vogliono vivere un rapporto ancora più intimo con la natura e con i selvatici che desiderano cacciare. Chi di noi non ha tentato nell'infanzia, non ha avuto i primi approcci con un arco? Io personalmente credo di averne costruiti o qualcosa che ricordasse un arco, davvero di tutti i tipi, per vivere le mie prime giornate più di fantasia ovviamente che di caccia. Ma andiamo a riscoprire quindi questa antica arma e lo faremo attraverso persone, in particolare una, Danilo Rosini, che a quest'arma ha dedicato davvero tutto se stesso, perché cacciatore, costruttore di archi, presidente di AICA, l'associazione riconosciuta maggiore in Italia per tutti i cacciatori che amano cacciare con l'arco, quindi inizia il nostro viaggio per capire come arcieri si diventa. Ma adesso partiamo dalla fine, partiamo dall'efficacia dell'arco, dalle emozioni della caccia con l'arco, e lo facciamo proprio attraverso le immagini che Danilo Rosini ci ha lasciato di una delle sue ultime uscite a caccia. Caccia che si può svolgere ovviamente in due modalità: o in attesa, quindi conoscendo perfettamente il territorio, i selvatici che lo abitano, oppure alla cerca. In questo caso vedremo Danilo impegnato in un'azione di controllo sul cinghiale, quindi selvatici che monitorava da tempo e che poi è riuscito ovviamente con uno dei suoi archi a prelevare. Vi lasciamo, partiamo quindi dalla caccia per poi andare a scoprire l'arco ed il suo mondo. In questo viaggio appassionante, seguiteci. Il colpo è stato molto buono. Ho visto l'animale andare via con grande difficoltà. Probabilmente si è fermato dietro quella quercia là. Direi che ormai è fermo. Sono a pochi metri dall'Anschus. Vedo qui per terra la freccia. E l'animale credo proprio che sia fermo ormai. In 12 secondi. La lama è rimasta dentro, evidentemente credo di aver preso dall'alto, ho preso sicuramente anche la spina dorsale, ma il sangue è molto rosso e direi che comunque ha deviato verso i polmoni. Eccolo lì, l'animale è fermo, lo vedo, e ci sono pezzi di polmone fuori. È un bel cinghiale, una bella femmina. Sì, questo è polmone. I might have held my tongue, pretended not to notice it, she just played along.
Buongiorno Danilo. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, lo vediamo Danilo in compagnia di Luigi ed Enrico, due esperti cacciatori che sono diventati esperti arcieri proprio grazie a quella che è stata la tua... Con un primo incontro, fra l'altro, favorito da una delle fiere più importanti della caccia, quindi questi eventi sono sempre i benvenuti per gli appassionati di qualsiasi forma di caccia. Danilo, entriamo subito nel merito. Vi vedo tutti armati di diverse tipologie di archi, li andremo a conoscere nello specifico, andremo quindi a capire come si possa iniziare ad utilizzare quest'arma così antica, ma che richiede sempre quindi una grande attenzione, una grande preparazione, perché appunto arcieri si diventa, non è qualcosa... Bravo. Lo abbiamo in qualche modo tutti noi uomini nel DNA, però la tua storia e quella di tutti i cacciatori oggi responsabili che la svolgono con competenza ci dimostrano quanto sia ancora difficile questa caccia, questa sì. Tipologia. Lo è per un motivo molto semplice, che l'arco va usato e per usarlo bisogna imparare a gestirlo. È uno sport altamente tecnico, un po' come il tennis. Uno può essere forte finché vuole, ma se non impara la tecnica la palla non la manda di là. Idem per lo sci. Il tiro con l'arco è questo, bisogna impararlo. E fare questo investimento di un paio di mesi per fare un corso per molti è un'idea inutile, invece alla fine la differenza viene fuori, perché le carenze di base che uno acquisisce imparando da solo purtroppo restano e ci se le porta dietro. Mentre certo. Invece chi fa la scuola arriva ai livelli a cui sono arrivati loro e tanti altri, bravissimi, che sono in grado di gestire archi tradizionali anche molto forti, sia ricurvi, lui ad esempio in questo caso ha un ricurvo molto corto, da soli 56 pollici, e noi addirittura il longbow, anche se un longbow moderno, quindi come si vede dalla precarica dell'arco disarmato ha una certa curvatura, ma una volta armato assomiglia agli archi storici, ovviamente è molto più efficace, ma resta comunque l'arco più difficile da usare. Bene, di tutto questo adesso ci parlerete, ci mostrerete anche tecnicamente ogni dettaglio. Prima di cominciare, Aika, cosa rappresenta per te, cosa rappresenta per i cacciatori? Per me rappresenta una finalizzazione di un'idea che ho sempre avuto, e cioè quella di cercare di seminare per raccogliere, non personalmente, ma a favore della categoria. Poi Federazione Italiana del Caccia mi diede nel 2006 la possibilità di accettare la richiesta di fondazione di una settoriale che mancava, nacque in pochi secondi, e tuttora vive in grande salute. Siamo rappresentati praticamente in tutte le regioni, soprattutto laddove la caccia con l'arco è consentita e regolamentata. Noi abbiamo favorito numerose leggi regionali, l'adeguamento, e fra l'altro in maniera uniforme, cosa piuttosto rara nel mondo venatorio, laddove sappiamo bene che in base al principio costituzionale della delega agli enti locali, ogni regione e ogni provincia fa un po' come le pare, mentre invece laddove siamo riusciti i regolamenti sono uniformi, quindi nelle varie regioni chiunque cacci in una regione piuttosto che un'altra può usufruire delle medesime regole. Approfondiremo anche questi aspetti per capire davvero come si possa intraprendere e portare avanti con successo la caccia con l'arco fino all'ultima luna con il volo della mia freccia. La tua filosofia di vita e di caccia. Adesso però andiamo innanzitutto a scoprire, questo è ciò che ti ispira, andiamo a scoprire tecnicamente come si arriva molto volentieri a diventare cacciatori con l'arco. It's one thing he understood. See, you gotta learn when you're young, son. Some loving ain't no damn good. Caricare l'arco è un'operazione molto importante, va fatta bene per salvaguardare l'arco e anche la corda, perché se la corda viene montata male e l'arciere non se ne accorge, alla prima trazione l'arco può svirgolare, si può rovinare l'arco, si può rompere la corda, quindi è un'operazione semplice ma va imparata e va fatta bene. Lo vedremo da parte di Enrico con il longbow, che viene caricato in questo caso a mano, quindi poggiando il puntale sul collo del piede e tirando
la corda piegando l'arco con l'altra mano. Ci ha messo 3 secondi, è fatto in maniera assolutamente corretta, bisogna verificare una condizione che è questa, cioè la distanza che viene fra la corda e il punto di presa dell'arco. Questo è un dato, diciamo, di costruzione che chi costruisce arco, l'azienda, insomma, che sia un prodotto artigianale o industriale, c'è un piccolo range all'interno del quale quella distanza va mantenuta perché l'arco funzioni nel modo migliore possibile. L'arco è a posto, la ferretta è montata, le frecce anche, adesso vediamo la stessa operazione fatta però con un tenditore dell'arco per salvaguardare la maggiore curvatura che l'arco ricurvo ha rispetto al longbow. Quindi viene protetto il puntale inferiore con un cappuccio che lo copre interamente in modo tale che la corda non esca dalla sede durante l'operazione. L'altro cappuccio lascia libera la parte terminale del flettente e si poggia sotto la corda in modo tale da poter vedere facilmente tutto quello che succede. Con un piede posizionato all'altezza dell'impugnatura l'arco viene tirato su e la corda accompagnata nella sua sede. Come si vede è molto semplice, però bisogna imparare a farlo. Una volta imparato, all'arco è garantita vita eterna. Perfetto, questa è l'operazione più importante. A questo punto è un attrezzo da caccia pronto all'uso. Too long ago, I watched you put on your coat. You said, let your coat, I'm sorry, but I got to go. Danilo, come riflettevo prima, il fatto che interi popoli si siano affidati agli archi nella storia per la sopravvivenza ci testimonia la sua efficacia. Eppure oggi ancora c'è una sorta di indecisione, quindi... Diffidenza, diciamo. Esatto, un po' di diffidenza su quella che è la sua reale portata o capacità, quindi, a caccia. Spiegaci tecnicamente cosa è in grado di fare un arco con la freccia ovviamente adeguata. Allora, fondamentalmente c'è da spiegare subito questo, che... A parità di precisione del colpo, un arco da caccia che rispetti le normative, diciamo almeno 50 libbre effettive di carico, con una freccia che abbia un peso adeguato alla norma nella, diciamo così, nel normale utilizzo a caccia in tutto il mondo, è di usare una freccia che pesi almeno 8 grani per libra effettiva, ma può pesarne anche molti di più. Ad esempio queste pesano 10 grani per libra. A me piace tirare frecce pesanti e l'effetto che fa la freccia è quello dell'emorragia. Una freccia con una lama da caccia, ne vediamo qui una, in questo caso è una semplice bilama perché è adeguata al carico, certo, di quest'arco che non è eccessivo, ha una superficie di taglio comunque molto consistente e è l'effetto di una spada. Quindi è un colpo a freddo che determina una forte emorragia. E tendenzialmente se la forza dell'arco è adeguata l'animale viene trapassato. Ovviamente quindi l'effetto è devastante. Ma che cosa succede? Succede che un animale colpito da una freccia non viene, come si dice nel gergo tecnico, incapacitato sul posto come succede con un colpo di fucile, dove l'esplosione del proiettile determina uno shock idrodinamico. Per cui la cassa toracica viene di fatto devastata, l'animale crolla sul posto o fa pochi metri, ma la realtà è che l'arresto cardiocircolatorio di norma avviene in 10-15 secondi. L'animale però essendo incapacitato fa fatica a muoversi. Il corpo dell'animale trapassato dalla freccia è integro, gli organi non vengono devastati, quindi avendo ancora una forza relativa in quei 10-15 secondi può fare 100 metri. E quindi la differenza è solo questa. Da questo punto di vista quindi una maggiore difficoltà nel tracciamento, però ovviamente ci sono gli strumenti come i cani che se no sono certo, addestrati apposta, e poi il fatto che da un punto di vista organolettico la carne non ha residui di alcun tipo. Il forte dissanguamento è il grande vantaggio perché è come se la carne venisse
trattata immediatamente, no? L'80% del liquido ematico viene rilasciato all'interno del corpo. Quando si eviscera l'animale, il sangue è tutto lì. Quindi non rimane nella muscolatura come succede, ad esempio, con un colpo di fucile, nella classica braccata al cinghiale, dove l'animale è braccato appunto da tanti cani, tutto il sangue è... L'adrenalina affluisce nei muscoli e l'effetto dello shock idrodinamico tende a cauterizzare, per cui la carne è intrisa di sangue. Poi magari l'animale viene eviscerato dopo molte ore e quindi il gusto di selvatico non è dato dall'animale in sé, ma dalla presenza del sangue nei muscoli. Certo. Con l'arco questo non succede. Danilo, sappiamo che l'arco è fra le armi consentite come mezzi di caccia. Un ragazzo che voglia iniziare quindi a cacciare con l'arco, dal punto di vista normativo, cosa deve sapere? Allora, deve sapere che per la legge quadro, la 157 ancora in vigore del 92, articolo 13,2, i mezzi consentiti sono fucile, arco e falco. Quindi per poter cacciare con l'arco occorre avere il porto di fucile da caccia, esattamente come col falco. Con quello, in base alle normative vigenti nella regione e negli ambiti ai quali può accedere, si informa. Purtroppo la normativa in Italia, come sappiamo, per tutti gli argomenti, non solo per la caccia, anche per la sanità, quindi se è per la sanità figuriamoci, si deve informare in dettaglio nella zona in cui vuole cacciare. Comunque noi siamo ben informati e forniamo indicazioni a tutti quelli che ci contattano e che ci chiedono come devono fare. Danilo, parlando proprio di tecnica di caccia, sappiamo che la caccia con l'arco è una caccia anche molto di avvicinamento, oltre che di attesa, quindi ci sono queste due modalità. Iniziamo parlando della caccia di avvicinamento, quindi alla cerca. Come ci si muove nel bosco? Allora, muoversi nel bosco può essere fatto in maniera diversa a seconda della fase della caccia che si sta attraversando. Se si va alla ricerca delle tracce, come abbiamo visto, occorre capire quali animali ci sono e da quanto tempo sono passati. Quindi se si rileva che sono passati da molto tempo, si va e si cerca, diciamo, dove sono rimessi. Quindi a seconda che sia il cinghiale piuttosto che un cervide, fra l'altro noi abbiamo dei segni convenzionali che possiamo fare anche a distanza, semplicissimi, per esempio per segnalare tracce di cinghiale si simulano le difese, per il daino, che sia maschio o femmina, si agita la mano a pala aperta, per il capriolo o il cervo le due dita per identificare il palco, quindi con le poche punte. Quindi segni convenzionali, il che ci porta a considerare anche il tipo di approccio che possiamo avere, perché ovviamente gli animali non si approcciano tutti nello stesso modo. E il modo di camminare, comunque sia, è convenzionalmente quello di essere il meno invasivi possibile. La cosa migliore da fare è imparare ad appoggiare il piede, tacco, pianta, punta, in modo tale da avere una pressione che sia decisamente inferiore a quella dell'intero piede. Considerate che un branco di daini, di 20 daini, complessivamente ha una pressione inferiore a quella di un uomo che cammina più o meno normalmente nel bosco. In più i loro sensi sono molto sviluppati, per cui ci sentono da lontano. Quindi in questo modo, in silenzio, per arrivare poi a valutare come da terra fare un appostamento temporaneo, utilizzando anche semplicemente un tronco, due tronchi, stando magari inginocchiati, ci si può portare dietro una piccola rete mimetica per farsi un postino volante, sta in un pacchetto, se l'appostamento va fallito, la si smonta e ci si sposta, sempre controvento. Noi utilizziamo questo piccolo accorgimento, è un sottilissimo filo molto resistente, è una parte di uno dei fili della corda. In questo caso, vedete, il vento è un po' variabile, non ce n'è tantissimo, ma è piegato in là, e quindi io per andare a caccia dovrei per forza andare in là, perché sennò il mio odore sarebbe portato in quella direzione. Con questi piccoli accorgimenti si riescono a fare grandi avvicinamenti.
Un grande avvicinamento che cosa vuole dire? Che se si percepisce, magari utilizzando un binocolo, il classico 7x42 piccolino tenuto con una bretella sul torace, ci consente magari di vedere che gli animali sono tranquilli a 50-60 metri, beh, a quel punto ci passi la giornata. E aspetti l'occasione giusta. Aspetti che magari loro, nel momento in cui si muovano nella tua direzione. Se non si muovono nella tua direzione e restano ancora lì, si torna indietro, accucciati, proprio strisciando, si gira attorno a una collinetta, sempre tenendo conto del vento, e si prova un approccio. Certo, diciamo che pur essendo una freccia molto efficace anche a lunghe distanze, con l'arco non si ha la precisione che si può avere con una carabina. E quindi anche utilizzando un arco compound col mirino, la distanza è corretto che sia medio breve. Un tiro da terra è ovviamente più lungo che da appostamento, come vedremo, ma siamo nell'ordine dei 20, 25, 30 metri, comincia a essere un azzardo. Per cui se si ha la possibilità è bene accrociare, anche perché a 30 metri un animale ti percepisce esattamente come a 50 o anche come a 20, quindi tanto vale tentare di riuscire a farlo a 20. Poi, male che vada, sì, sarà vissuta un'esperienza anche bellissima perché lo stesso. Credo che l'emozione ricercata dal cacciatore, dall'arciere, sia proprio quella, quindi la prossimità con l'animale, arrivare a sentire proprio l'odore dell'animale. Hai usato il termine giusto, la prossimità. E questa è una caccia di grande prossimità. Se non c'è la prossimità, non c'è caccia con l'arco. Il modo corretto di procedere, evitando ovviamente tutti gli ostacoli che il bosco ci pone davanti, è estremamente difficile. È estremamente difficile, ma si impara una tecnica che, a parte quello che vediamo di camminare in un certo modo e che abbiamo già sottolineato ed evidenziato, io ho sempre pensato e ho valutato che questa soluzione fosse la migliore possibile, che è quella di memorizzare il percorso che hai davanti a te, evitando quei piccoli ostacoli che possono accentuare il rumore, quindi pestare un sasso, spostarlo, un rametto secco. Non è così difficile, è facile. Lo memorizzi sulla base della lunghezza del tuo passo, quindi lo accorci, lo allunghi in modo tale che per 3 metri, 4 metri tu possa camminare tranquillamente senza dover guardare per terra, perché noi dobbiamo guardare la prospettiva che abbiamo davanti, perché gli animali ovviamente non hanno bisogno tanto di guardarci perché ci sentono, ma noi invece il nostro senso più sviluppato è la vista. Gli altri li accentuiamo in condizioni particolari, ad esempio da tree stand, l'odorato, favorito, l'udito, ecco, un animale noi lo sentiamo avvicinarsi. Il vantaggio di essere su un tree stand, quindi a 3-4 metri d'altezza, è di essere fuori dal campo visivo dell'animale, ma certo se stiamo immobili. A terra possiamo essere visibili anche se siamo immobili. E quindi è chiaro che sono condizioni anche da questo punto di vista molto diverse. Allora, memorizzare il percorso senza pestare niente e poi accucciarsi ci consente di avere sempre il campo visivo davanti a noi. Quindi concentrarsi, avere il proprio passo nella mente, non guardarlo, ma guardare ciò che ci circonda. Accennavi poi appunto alla visibilità. Il mimetismo sappiamo che è stato sempre uno degli argomenti, diciamo, più approfonditi, soprattutto per i cacciatori con l'arco, ma vedo che non è più qualcosa di così esclusivo, necessario. Non è indispensabile, la cosa principale è avere un abbigliamento spezzato, ad esempio una camicia come questa, non senza i loghi così evidenti, questa è più da rappresentanza, ma una camicia come questa è perfetta, a quadretti classica, camicia rossa, quadrettoni rossi e neri, è perfetta perché fra l'altro gli animali vedono un determinato spettro, per cui lo vedono più o meno come un verde chiaroscuro, ma fra di noi è visibile. Quindi noi possiamo anche, per la verità poi in molti regolamenti è obbligatorio il giubbotto ad alta visibilità, quindi nella casa di selezione, quindi il problema ovviamente è irrisolvibile dal tuo punto di vista. Il mimetismo non è indispensabile proprio perché possiamo risolverlo e non essere visibili sapendo quali sono le caratteristiche visive dei selvatici. Perché parte più visibile è il viso. E quindi sul viso è opportuno usare una piccola mascherina mimetica che lascia liberi soltanto gli occhi e un cappello appunto a falda floscia. Basta.